Per creare un nuovo documento, apriamo il menu Archivio e selezioniamo la voce Nuovo e sotto nel sottomenu la voce Documento. Ci apparirà subito una finestra di dialogo nella quale ci vengono richiesti i parametri delle dimensioni della pagina su cui noi andremo a lavorare. Abbiamo innanzitutto delle dimensioni predefinite, che sono alcuni formati di tipo americano e il formato standard europeo A4, che corrisponde al la base 21x29,7. Scegliamo l'orientamento verticale, facendo clic sull'orientamento orizzontale, queste due misure si invertono. Poi possiamo anche inserire la distanza dei margini, la dimensione dei margini. In questo caso selezioniamo 10 mm per il margine superiore, 10 per il margine inferiore, 10 per il margine sinistro e 10 per il margine destro. Lasciamo per ora invariati i parametri del numero delle colonne e non mettiamo la spunta in pagine affiancate e in finestra testo automatico. Premiamo quindi il tasto OK. Automaticamente il programma ci crea quindi un foglio di formato A4 con i margini che noi abbiamo appena inserito. Per visualizzare il foglio nella sua dimensione totale, diamo il comando Visualizza pagina intera oppure l'abbreviazione di tastiera di tasti, tasto mela col numero 0. Questo è il foglio in formato A4 con 1 cm di margine superiore, inferiore, sinistro e destro.